Guarda che spettacolo! Qua c'è un bel pomodorino. Bellissimo. Il sugo è meraviglioso. Pare di mangiare proprio una matriciana. Ciao, Torpignattara, meraviglioso quartiere di Roma. Raga, io non sapevo dove fare l'intro. Torpignattara è una zona che non frequento mai, mai. Ci abbiamo la casinina a due passi, chi è di Roma mi capirà. Tutte le zone, i palazzi qua, circondati di palazzi. Di qua, di là. Stiamo facendo impazzire il cameraman Emanuele dietro la telecamera. Sono tornata a Roma e io sono stata lontana da Roma ben un mese. Un mese in giro per l'Italia. Nord, sud, Torino, Milano, Palermo, Catania, Napoli. E mentre ero su a Torino ho aperto Instagram e ho visto un reel di Aurora. Aurora, per cortesia, cioè io mentre sono al nord mi devo sorbire i tuoi fantasmagorici reel con le pizze scrocchiarelle romane tonde e non posso usufruirne. È quello che farò appena tornerò a Roma ed è così che oggi facciamo un bel video dedicato alla pizza romana come ai vecchi tempi, dato che abbiamo già visto dei video in passato da 180 grammi, che è una delle mie pizzerie del cuore per quanto concerne proprio la tipologia di pizza romana, anche un po' gourmet per certi versi, con dei bei cucinati sopra. Ho pensato, c'è una pizzeria che vorrei provare e non ho ancora avuto occasione di provare, ma che ho già avuto la fortuna di provare in un'occasione 2 anni fa in un video con Massimiliano Ceccarelli, pizzaiolo, consulente di pizzerie, eccetera, eccetera. Qualcuno di voi se lo ricorderà, sono passati un po' di anni. Pizzeria vecchio stampo, come impone la tradizione romana, in questo caso stesa a Mattarello e per certi versi contemporanei, perché loro sono molto tradizionalisti, però pirano anche su delle ricettine un po' più studiate. E dato che mi era piaciuta la pizzeria di questo pizzaiolo Samuel Sabawi 2 anni fa, ho detto cacchio, la vado a provare e ci faccio un video dedicato, perché troppo tempo lontana da Roma, troppo tempo lontana dalla pizza tonda romana e toccava recuperare, raga. Sì, te posso dire una cosa? Mi era proprio mancato sto panorama, e rotaie da casilina, mi erano proprio mancate. Mi sento a casa, di nuovo. Prenotato alle 19.30 perché c'è sta ancora uno sprazzo di luce, però mangiamo dentro ovviamente la pizza, i fritti, quello o quell'altro. Dove si mangiano? Raga, ovviamente guarda già il sottotitolo pizzeria romanesca ti fa capire il contesto dove stiamo andando a mangiare, cioè un altro tipo di cosa, ma incide pure un po' il quartiere, perché stiamo a Torpignattara, quartiere proprio di quello, quartiere popolare, umile, senza pretese, come mi piace a me. Raga, il posto è enorme, dentro non c'ero mai stata. Vari riconoscimenti, 3 spicchi Gambero Rosso, top 50 pizza. Mi piace un sacco sta cosa del concept che hanno creato di Aroda, perché a Roma io ogni 3x2 lo dico Aroda. Madonna raga, sto Aroda con sta cosa. A Roma Aroda lo utilizziamo per dire cosa? Sto Aroda, cioè sto in fissa, è una cosa che mi manda in fissa. Sto Aroda, che ne so, a raga io sto Aroda con Shrek. Mo lo vedo almeno 2 volte al mese. A raga io sto Aroda con cipolla, ecco quella cosa lì. C'è più profondità di campo? C'è già il forno a legna acceso, eh. Sono pronta a rifarmi la bocca. C'è musica dance anni 90 di cui io sono molto fan, ma adesso dovrò fare quella cosa super imbarazzante del chiedere. Sto incalzando di abbassare gentilmente il volume solo per poter monetizzare questo video. Sì! Va benissimo. Ho fatto quella cosa chiamata rompere le scatole. Il mio passatempo preferito. Scusa, gentilmente, si potrebbe abbassare un po' la musica? Certo, stati super carinelli. Sto vedendo il menù. Hanno una sezione dedicata alle novità di giugno. Anche loro ci tengono a seguire la stagionalità degli ingredienti, che è la prima cosa che io vedo anche per quanto riguarda proprio le pizzerie. Esempio, pizza ortolana cambia in base alla stagionalità delle verdure utilizzate. Questo è il periodo perfetto per i fiori di zucca, per le zucchine, quindi utilizzano anche quelli. Infatti penso che andremo su qualcosa di speciale. Avevo visto la pizza Sami Special con mozzarella, pomodorino giallo arrosto e in uscita bufala, bresaola, punta d'anca, pesto di rughetta, grana, 24 mesi. E dato che riprende il nome da Sami El Sabawi, che è il pizzaiolo di Aroda, è quella regola lì, no? La pizza di Sami, intavi, è ovvio che tavi. Qualche frittino, perché i fritti qua dovrebbero essere belli ciotti, e si mangia. Sozza mitica, tradizione romana, wow. Quindi finissima, sporcata di pomodoro, origano e sale. Spettacolo. Proprio per questo. Ma è tipo la pizza scrocchia.
Senti che no. Entri, l'hanno portato pure agli altri tavoli, eh. Cioè, non è che mo stanno a portare a me perché c'ho la telecamera. No, ci tengo a specificare, perché la gente si crede. Quando faccio i video nei posti... La marchetta. Ma raga, io le marchette ai locali non le faccio. Qualora le facessi, ve lo direi. Perché preferisco andare a letto tranquilla. E senza pensare che sto truffando i miei follower. Come fanno altri colleghi. Tu vai a letto con la dignità. La mattina faccio colazione con pane e dignità. Bello, bello. Ma che poi c'è niente di male, basta dirle le cose. Guarda che bella, guarda che spettacolo. Cioè, raga, c'è un odore di origano madornale. Bella dritta, pizza stesa a mattarello e belle bollicine. A Roma noi mangiamo spesso, anche in gioventù, quando ero piccola, andavo a scuola, prendevo la pizza scorchiarella negli alimentari. Cioè, chi la sa fare meglio e chi la sa fare peggio. Il segreto della pizza scrocchiarella è proprio avere una croccantezza prepotente e essere abbastanza asciutta, ma anche un po' untina, quell'olietto sopra che fa la differenza. E infatti, semplicità, efficacia. Meravigliosa. Meravigliosa quanto semplice. Una pizza che non vuole darsi un tono. Tradizione. Semplice, molto oleosa, ma la cosa bella è che è coerente, perché te lo sta a dire. Tenendo conto che l'hanno chiamata a zozza, non si sta a nascondere, te lo dice, so zozza, so unta, va bene, mi piace così. Esperienza della pizza scrocchia a Roma, in base al pezzo che te vai a scegliere, ti capita magari la parte un po' più pomodorosa, la parte un po' più asciutta, è molto sapida. Guarda qui, qua c'è un bel pomodorino, il pezzo che avevo preso ne aveva poco. Infatti arriva un po' più di salsa di pomodoro. Questo è tipo l'antipasto per eccellenza. Prima di passare ai fritti. Arriva di fritti, regà. Supplì al telefono e frittatina, panatura con base pangrattato. Il pangrattato, quello grossolano. E fiore di zucca perché è stagione. Partiamo dal supplì, regà. È veramente consistente. Da bomba. Guarda, è bella resistenza. Beh, è esattamente quello che deve essere. Come deve essere. Mi è arrivata già la svampa di basilico fresco. Saporitissimo. Un supplì classico, non un supplì con un macinato. C'è semplicemente del soffritto, ovviamente l'uovo per fare il supplì. La cosa che mi colpisce è la panatura. Il pangrattato è fantastico. Cioè, sblocca tutto. Il riso dentro ha mantenuto perfettamente la cottura. Partiamo bene. Andiamo di fiore, di zucca. Stagione. Che fai? Gli dici no? Oh. C'è la nota sapida della ricetta. E il fior di latte è molto soft, non una mozzarella di bufala o cose simili. Ma mi vorrei concentrare sul fiore, regà. Cioè, il fiore di stagione è veramente meraviglioso. C'ha un colore che è qualcosa di assurdo. Anche la pastella tiene bene. Adoro i fiori di zucca quando sono di stagione. Andiamo con sua maestà, la frittatina. Non è quella napoletana perché dentro c'è i bucatini alla matriciana, quindi tradizione romana. Mi ricorda un po' il San Pietrino di 180 grammi. Andiamo allo spacco. Bella, guarda come tiene anche solo allo spacco. Bellissima. Questo video lo chiamiamo scottamose. Il sugo è meraviglioso. Pare di mangiare proprio la matriciana. Guanciale pure ben dosato. Si sente molto il pecorino. La cosa che mi convince un po' di meno è il bucatino. Nel senso che rispetto al supplì c'è sempre un po' questo pericolo con le frittatine di pasta. Ovvero che non tengano troppo la cottura e quindi diventano un pochettino scotte. Ed è quello che riscontro in questo fritto. Il bucatino, vedi, è un po' andato oltre di cottura, lo vedi perché si schiaccia. Ed è un peccato perché se fosse stato un po' più tenace sarebbe stato perfetto. Ma il gusto è spettacolare. Guarda quanto guanciale. Mettiamo le pizze. Per quanto riguarda le pizze, ho deciso di prendere qualcosa di super classico, nonché una delle più vendute. Mi è stato proprio confermato alla margherita che ha bufala. Bella. Cioè, questa è evergreen, è tipo la pizza certezza, no? La prendi in mano e, regà, è leggerissima. Leggerissima. È bello perché c'hai comunque la cucina a vista, vedi tutto. Quindi, solito discorso che sottolineo sempre. Qualunque cosa facciano, passa
sotto i tuoi occhi, non c'è via di scampo, non te puoi scaccolare, non te puoi grattare il culo. Poi c'è sempre questa cosa, no? Io resto sempre affascinata, soprattutto dalle pizzerie che hanno tanti coperti, che nonostante siano piene, hanno comunque un'ottima coalizione, non sbroccano, sono sereni, cioè li vedi che lavorano serenamente, professionalità. Guardi anche questo. Cottura sotto, perfetta, perfetta. Madonna, da quanto è mangiavo una margherita, passata una vita. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Potrei soffermarmi a parlare della corposità della mozzarella di bufala? Una di quelle in cui senti che oppone resistenza in bocca? Buonissima, la croccantezza della pizza, il pomodoro dosato bene, guardalo anche qui, qui un po' più asciutto, nella zona centrale un po' più di pomodoro, ma non troppo, e comunque sia si cuoce benissimo nel momento in cui la metti in forno. Queste te le mangi tre, vai, inizi la serata, accendi la TV, davanti a una serie Netflix, vai una, due, è quella la cosa che mi piace della pizza romana, raga. Rispetto alla napoletana, per quanto mi riguarda, a volte si risentono i napoletani di questa cosa, però ognuno ha i propri gusti, raga. Non si sputa sulla tradizione altrui, ma devo dirvi quelle che sono le mie preferenze. La pizza romana io ne riesco a mangiare di più. Poi ci stanno quelli che dicono: è una piadina? Che te è la piadina? Per me non è una piadina, a me piace croccante. Mi può piacere croccante. Passiamo alla speciale, perché come da tradizione va bene prendere qualcosa di classico, ma poi anche qualcosina di speciale, why not? Semi special, mozzarella, pomodorino giallo arrosto e in uscita bufala, bresaola punta d'anca, pesto di rughetta e grana 24 mesi. Grana 24 mesi, guarda quanto grana, cioè se scagli e proprio ci puoi ferire una persona, gliela lanci appresso. Andiamo al taglio, guarda che bella, mi piace un sacco il gioco di contrasti che c'è qua, con il pesto di rucola, il verde, il giallo, il bianco, la bresaola. Ecco, se c'è una cosa che odio fa nella vita, quella cosa è tagliare le pizze. Se hai una persona che ti taglia le pizze, ogni tanto va da lui e ringrazialo. Madonna, raga, quanti ingredienti! Quanto è piena? Questa è bella pesante, ovviamente, è piena di ingredienti. Vediamo se riesco a prendere tutto. C'è tutto, c'è tutto a ogni morso, ottimo. Buona pure fredda la domani, senza che la scambi. Tutto. Freschissima, meno pesante perché la mozzarella di bufala è messa in uscita, no? Molto molto buona. Una pizza leggera. Datterino giallo. Stagione perfetta per i datterini gialli, perché sono già di base rispetto al datterino classico rosso un po' più dolci. Anche solo la buccia, che è una cosa che magari uno tende a evitare o tende a rimanere un po' troppo spessa, scrocca in bocca ma non la devi sputare, capito che ti dico? Mi piace molto questa scelta del pesto di rucola, che becchi a tozzi e bocconi, ne avrei messo anche un po' di più, perché si sente molto poco. Però apprezzo una cosa, il quantitativo di grana, raga, cioè qua proprio ci puoi sfamare una famiglia. Devo partire a casa e gli fai: ma che mi potresti dare una bustina e domani mi ci condisco la pasta? Mi piace un sacco vedere i pizzaioli alle prese con gli impasti, quindi si bucherella l'impasto per non far creare anche troppe bolle e tenerla bella sottilina. Impasto con sola farina, niente semola nel momento in cui la stendi, asciugatura a bocca forno, sono tutte quelle piccole accortezze, quei passaggi che rivedi poi ogni volta che vai a mangiare la pizza romana. Tra l'altro pizza che solitamente cuoce a temperature altissime, mi pare tra i 370 e 380 gradi, poi dipende da chi la fa, come la fa. E la cosa bella è che ne puoi fa tante a rotta de collo, a roda te direi, perché tanto cuoce in una manciata di minuti, cioè 2-3 minuti, hai fatto della dimenti, e quello è il bello. Raga, abbiamo preso una pizza dolce, eccola, per forza. Perfetto, grazie. Grazie. Crema al cocco, lamponi, scaglie di cioccolata e menta. C'era scritto sul menù: tempi di preparazione 15-20 minuti. Si consiglia di prenotarla in anticipo. Che vuol dire che quando gli chiami e gli chiedi il tavolo, gli devi dire: guarda, vorrei la pizza. No, in anticipo, nel senso, mentre ancora stai a mangiare, se te vi armato, già glielo dici, perché in effetti, posso dire, guardandola, è
veramente deliziosa. È talmente tanto carina che ci vuole un po' di tempo per farla, la piacchetta bene, mettici i pallini giusti, fai tutto quello che devi fare. Raga, questa la dovevo prendere perché c'era la crema di cocco e io sono un amante del cocco. Guarda che bella, sono due sfoglie di pizza bianca praticamente, penso senza sale, deduco, con i lamponi, la menta fresca e il cioccolato, super semplice. È una riduzione anche al lampone, o sbaglio? No, la crema di cocco è clamorosa. Buonissima. No, sì. È pazzesca. Non me l'aspettavo. Qua c'è un lavoro di bilanciamento, raga, incredibile. Tra dolcezza, la nota fresca della menta, il cioccolato dosato bene. Senti qualche scaglia. Non è invadente. Proprio perché la parte preponderante la fa la crema di cocco, che è pazzesca. Cioè, se ti piace il cocco, questa è tipo il masto. Poi, della croccantezza della pizza, pago, ce ne andiamo fuori. Dove fuggi in Italia? Machiavelli e Foscolo in Italia. I più pericolosi sono in Italia. Benvenuti in Italia. Meglio non farsi operare in Italia, non ci andare all'ospedale. Beh, mi sono rotta il cazzo, è fatta una certa. Se siamo seduti. A che ora se siamo seduti? Non mi ricordo che ore so. 7:30. 10:00 praticamente. Se siamo seduti dalle 7:30 alle 10:00. Porco due. Mercoledì sera pieno, zeppo, con gente che stava fuori ad aspettare. Mego Yoms. Come vedi, ho qui con me due cartoni di pizza. Perché, Giulia, ma come fai a mangiare tutta quella roba senza ingrassare? Perché non la finisco mai, raga. E chi la fa a finire? Spesso mi capita di ordinare la roba per farvela vedere a voi nei video, però poi si porta a casa, porto ad altra gente, chi è con me condivide e via. Ti devo far vedere quanto ho speso. È vero, hai ragione. 50 con 14 euro di sconto che mi hanno fatto, sono stati molto carinelli, molto gentilelli. Avrei speso 64 euro per quello che hai visto. La rossa con bufala 10 euro, super onesta, molto buona. Sammy special 14 perché è una pizza speciale veramente abbondante. Infatti abbiamo qui una buona metà di quella pizza, perché regà, c'è una pizza che ti riempie da morì, un sacco di ingredienti, tanto grano, tanta bresaola, tutto tanto, bella, cioè proprio, non hai capito, non vada da spesa, non gli frega niente, loro te la fanno bella pimpata. Il supplì al telefono 2,50 euro costa, la frittatina 4 euro, il fiore di zucca 3,50 e vabbè, poi abbiamo preso tre acque, me coglioni, è vero? Pure due Coca-Cola, no, e tre Coca-Cola e due acque. Abbiamo bevuto parecchio stasera. Si conclude qui questa esperienza di pizza romana old style da Arota. Si piazza ovviamente in maniera differente rispetto ad altre pizzerie che abbiamo visto in passato sul canale, ed è il motivo per cui non mi viene da fare troppo un paragone, perché cioè parliamo di prodotti simili ma non così tanto, quindi stessa tipologia, sempre pizze romane ma diverse, cioè con dei concept diversi, con dello studio differente, e anche a livello proprio di ambiente, cioè qui si respira un'aria proprio, te senti un po' a casa. Loro sono stati gentilissimi. Anche Sami, ho avuto modo di scambiarci due chiacchiere, ci eravamo conosciuti 2 anni fa in vista della città della pizza, è stato super carino, stava a fare un calzone, l'ho interrotto, ho detto scusa, ti volevo solo salutare, e stava a fare lì un calzone, stava dai pugni a sto calzone, cioè stava lì a maneggiare sto calzone, e mi ha chiesto pure, ma come mai state portando via? Ho detto Sami, guarda, non vedi niente, mangio per lavoro, non ce la faccio più a mangiare. Però lo stiamo portando via per poi consumarla a casa. Ci è piaciuto tutto. Quindi si conclude qui questa esperienza. Io sono una grande fan delle pizze romane, ragazzuoli. Quindi qualora aveste delle pizzerie romane da consigliarmi, magari per il futuro facciamo qualche episodio dedicato alla pizza romana. Poi io non voglio precludermi niente. La napoletana non è che mi fa schifo, ci mancherebbe altro. Preferisco la romana. Molto buono il dolce mi ha sorpreso. E anche la pizza zozza all'inizio. Molto zozza, molto buona. Grazie, arrivederci. Dov'è? Di qua. Non so se stai vedendo che fantasmagorica maglietta del medio, però c'è sto problema, perché so, io c'ho, comunque sono abbastanza esile di fisico, poi, cioè queste magliette, capito, sono lunghe, ma arriva fino a qua, e quindi la devo mettere dentro, devo farla un po' blusa, poi c'ha le maniche. Meglio una magliettina così, uguale, però un po' più croppatina, se può fare, chiedo troppo.